Passeggiate a sei zampe, adozioni, educazione cinofila. Sono tante le attività svolte dalla Leida di Hispanis Apri Golfo di Policastro, la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, associazione animalista fondata e presieduta dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Iniziative importanti per gli amici a quattro zampe, accuditi presso il rifugio a Policastro, gestito dalla presidente della sezione locale della Leida, la dottoressa Enza Crispino, da tempo impegnata in prima linea nella cura degli animali. Nella struttura infatti trovano accoglienza e cure tanti cani randagi che poi vengono preparati all'adozione anche attraverso un percorso di educazione cinofila seguito dall'esperto Maurizio D'Argento. Le attività sono organizzate insieme alla vicepresidente della Leida di Policastro, Mirella Barlesi, e con la partecipazione di tanti volontari dell'associazione. Dopo il successo della prima edizione della passeggiata a sei zampe che si è svolta lungo il fiume Bussento, l'associazione lavora alla realizzazione di due importanti attività, un centro di pet therapy e una pensione per cani. L'impegno della Leida di Hispanis Apri Golfo di Policastro ha avuto anche il plauso dell'assistente dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, Roberto Cavallo, il quale ha posto l'accento sull'importante lavoro ogni giorno messo in campo dalla sezione locale dell'associazione. Questa passeggiata a sei zampe qui nel Golfo di Policastro, promossa dall'associazione locale della Leida, di cui lei è la vicepresidente. Quindi una bella occasione anche per i bambini, perché abbiamo visto che ci sono anche dei piccolini, per appunto fare una passeggiata immersi nella natura, accompagnati dal proprio amico a quattro E zampe. se uno non ha il suo amico a quattro zampe e vuole partecipare, può prendere uno dei nostri cani, che sono buonissimi, che sono tutti speciali. Infatti in questo rifugio ce ne sono tanti, perché l'associazione è proprio questo che fa: raccoglie i randagi, gli animali bisognosi, Sì, gli animali senza tetto. e offre loro delle cure. Li curiamo, li cippiamo, i maschi e le femmine vengono sterilizzati, cerchiamo di trovargli una famiglia, una casa. Difatti, proprio l'altro ieri sono partiti tre cuccioli per Napoli. Poi adesso ne abbiamo altri quattro che devono partire, uno per Milano, uno per Vicenza. Per fortuna c'è gente che ci dà una mano per svuotare, perché non è giusto che passino tutta la vita dentro, anche se, come vedete, i box sono grandi, hanno parecchio spazio. Poi noi li facciamo correre, apriamo i box e li facciamo correre, qui c'è tanto territorio. Quindi è molto importante l'azione che la Leida del Golfo di Policastro porta avanti proprio per quanto riguarda le Le adozioni, che, come adozioni. diceva, avvengono anche a distanza, cioè avvengono. Soprattutto al nord. Noi abbiamo cani a Verona, abbiamo cani a Como, adesso uno deve partire per Milano, uno a Genova, soprattutto al nord riusciamo a collocarli bene. Com'è nata l'idea di organizzare questa giornata, questa passeggiata a sei zampe? Il nostro socio è un ragazzo che fa l'arrampicatore di professione e allora è uno che conosce il territorio e aveva avuto appunto questa idea, dice: facciamo una passeggiata con i nostri cani. Ci sono altre associazioni che fanno passeggiate con i cani, eh? Addirittura c'è un'associazione che si va a fare la passeggiata con i cani del rifugio, proprio per dargli una possibilità, perché poi uno ci va una volta, ci va due, ci va tre, alla fine si innamora e se lo porta a casa, no? Si raggiunge anche l'obiettivo dell'adozione, un'adozione in più. Sì. E questo ragazzo, che si chiama Sergio, arriverà, ha adottato da noi un cagnolino, Mirto, che è una storia bellissima. Perché questo Mirto era un cane senza tetto che di giorno andava in casa a cercare qualcosa di cibo, però quando la sera si doveva coricare, si coricava sempre davanti al cancello di questo ragazzo, che lui non c'era perché viveva a Napoli. Si era già affezionato. Come ha fatto Mirto a sapere che in quella casa c'era Sergio, che poi l'avrebbe adottato? Non lo so, questo è un mistero dei cani.
Beh, davvero una bella storia, come tante, perché mi sì, raccontava ne abbiamo tante. Che ci sono tante belle storie da raccontare, storie di adozioni, di trovatelli che finalmente trovano una casa, quindi hanno un luogo sicuro in cui poi vivere, trascorrere certo, le loro giornate. Una famiglia, perché qui stanno bene, come vedete c'hanno spazio, noi poi li facciamo correre, il cibo non gli manca, l'acqua neppure, abbiamo comprato le casette, io e lei, in modo che possano stare bene, non essere inondate dalla pioggia e tutto, però certo l'affetto di una famiglia, di una casa, di un padrone o una padrona è diverso. Adesso siamo con la presidente della Leida, Enza Crispino, con la quale appunto parliamo di questa bella giornata promossa oggi, questa passeggiata a sei zampe, un'occasione per grandi e piccini per trascorrere una giornata immersi nella natura accompagnati dal proprio cagnolino, ma non solo. Soprattutto far conoscere il sentimento e la sensibilità, l'unione, il connubio che si può creare tra il cane e noi umani. Molte persone non sanno effettivamente cosa perdono, che amore perdono, essere accompagnato da un amichetto a quattro zampe. Quindi vogliamo anche far conoscere questo tipo di sentimenti. E molte persone mi hanno detto: non ho il cane, che cosa faccio? Che faccio? Vengo, non vengo? Sì, possono venire perché possono essere accompagnati dai nostri trovatelli. Così può darsi che si crei questa affezione e possano essere adottati anche dalla persona che li prenderà adesso lungo questa passeggiata. Ho creato questa passeggiata a sei zampe, quindi le quattro zampe loro e le nostre due zampe. Appunto per fare una prima edizione di quanto è bello ammirare la natura insieme a un qualcuno che in futuro ci ami e ci difenda in maniera amichevole, in maniera leale, solidale come fa un cane. Sentiamo proprio le voci dei cani oggi, dottoressa, sono veramente felici, sembrano sì, avvertire che oggi c'è un qualcosa anche sì, a loro dedicato. Sì, io quando rientro dall'ospedale, io lavoro presso l'ospedale di Polla, faccio lì l'anestesista, quando rientro vengo da loro, loro mi accolgono sempre così, con abbracci, baci, talvolta mi fanno capire che non vogliono niente, non vogliono cibo, non vogliono premietti, vogliono soltanto la mia presenza. Mi sento la protagonista nella loro vita, mi sento importante, non mi sono mai sentita così importante nella vita di tutti i giorni come essere protagonista della loro vita, perché il loro amore è un amore sincero, è un amore vero. Quindi c'è questa passeggiata, però in questo rifugio voi organizzate anche un campo di addestramento per sì, i cagnolini. Che non tanto un campo di addestramento quanto educazione. Noi quello che facciamo è l'educazione, farli giocare, farli divertire, poter donargli quel po' di serenità e felicità che loro meritano, anche se in piccolo, anche se loro ce lo danno in maniera totale. L'unico scopo positivo in questa storia è quella di dargli una famiglia che possa dedicargli tutto l'amore, tutto l'affetto, che possa dedicare se stesso a loro. Abbiamo la storia di Spillo. La mamma di Spillo ci ha fatto la pignata, dice lei. La pignata sarebbe una pignata piena di giocattoli per gli altri cuccioli del parco. Ci ha dato le buste di premietti e ha fatto la torta per festeggiare il suo primo anno con loro. Abbiamo la storia di Filippo, perché Filippo ci ha tenuto a dire in questa intervista: parlate di me. Perché un cane che ho desiderato da piccolo, oggi ho 40 anni, me lo posso permettere. Un sogno che si realizza. Un sogno che si realizza, e questo cagnetto che ha adottato è un cagnetto che effettivamente viene sottratto in realtà da il maltrattamento. Sia la mamma e sia il piccolo sono andati tutti e due a Milano, sottratti di maltrattamento, è un cagnetto
piccinissimo che abbiamo chiamato Pollicino, il suo primo nome, perché era così piccolo, con la mamma anche piccola, vittima di maltrattamenti forti, quindi di percorsi, di stanze a buio, e che lui in tutti i modi ha dato fiducia nell'uomo e che oggi è con Filippo. Quindi Filippo ci tiene a dire: oggi è con me, realizzo il mio sogno. E lui è felice. Abbiamo l'intenzione di creare il campo gioco per loro e creare anche un asilo, perché abbiamo avuto in pensione Napoleone, che adesso ritornerà sabato, può darsi che viene nel pomeriggio, perché la mamma di Napoleone, di Sapri, Stella, e ci tiene tanto a dire: io ritornerò. E quindi abbiamo intenzione di creare questi asili nella quale, se vogliono venire a giocare, se la mamma va al lavoro, in qualche modo voglia che il cane sia bene, si diverta, stiamo creando questo. Poi c'è mio marito che vuole creare una pensione con l'asilo, naturalmente a 360 gradi. Molte persone non vengono dalle nostre zone perché non hanno dove lasciare il loro amichetto a quattro zampe, quindi attualmente vogliamo fare pensione a questi cagnolini, nella quale le famiglie stanno benissimamente nel loro albergo e che è in vicinanza a tutti i luoghi della zona nella quale loro possono venire, creando anche delle zone picnic, perché se loro vogliono fare qualcosa qua con il loro proprio amico a quattro zampe, noi lo facciamo. E abbiamo degli obiettivi sempre per il benessere del cane, e soprattutto il mio obiettivo più importante è quello di creare un centro di pet therapy, sì, nel sud. Ma non solo crearlo perché dobbiamo fare solo la pet therapy, anche perché le persone anziane affette da Alzheimer, ad esempio, nella quale il farmaco non gli è più utile. Mi ricordo che mio padre alleviava le sue sofferenze soltanto accarezzando il cane. Mio padre è morto per un Alzheimer. E quindi mi ricordo che non c'erano più farmaci che potevano alleviarlo. Lui si alleviava solo con la cagnetta, e la cagnetta gli stava vicino 24 ore su 24, appunto perché aveva capito che lui aveva delle difficoltà. Lo aiutava addirittura ad alzarsi. Quindi importante questo, quindi importante anche gli anziani che stanno in una casa di cura, che possono avere accanto anche questi animaletti, perché in queste zone non si ha questa cultura, ma loro si sentirebbero anche utile avendo un piccolo esserino da poter allevare, da poterlo avere vicino, si sentirebbero utile mentalmente. E questo esserino, alla stessa misura in cui l'anziano dà, questo esserino gli dà amore ed affetto. Quindi potrebbe essere un metodo di cura, un metodo di accompagnamento, come si suol dire, e soprattutto ai bambini tetraplegici, bambini autistici, cioè tutti coloro nella quale hanno soprattutto la necessità di poter avere questi amichetti a quattro zampe, perché sarebbe un supporto psicologico. Sappiamo che ci sono tante malattie che sono psicosomatiche, che poi cioè con un supporto di tipo psicologico si riesce ad andare avanti. Non ci dimentichiamo anche i pazienti affetti anche da cancro, che molte volte con l'amore e con il supporto psicologico riescono anche a sopportare di più questa malattia. Diciamo, il nostro obiettivo è tanto, ma soprattutto è finalizzato in un solo obiettivo, quello di combattere il maltrattamento, il randagismo, perché la cultura in un popolo si vede anche dal randagismo che c'è. La cultura in un popolo, io parlavo con il dottore Rubino, mi chiedeva aiuto per i cani di Sassano. Non vi nascondo che mi ha detto: sterilizziamo, io li voglio sterilizzare, li microcipiamo. E poiché la compagna del dottore Rubino, Carmela Iannibelli, un'infermiera dell'ospedale di Polla, ci ha addirittura è venuto qua, mi ha portato dei cibo, mi ha fatto tante di quelle donazioni per questi esserini,
è contenta di far sì che questi cani randagi da Sassano vengano qui, vengano sterilizzati, abbiano delle cure mediche e poi naturalmente vengano adottati, un percorso che anche Sassano vuole percorrere. Un bel collegamento dal Vallo di Diano con il Golfo di Policastro. Con il Golfo di Policastro. Sempre per dare benessere ai randaggi. Ai randaggi, sì, soprattutto questo. Chi sa che questi cani hanno delle difficoltà, noi della Leida di Spanis Apri Golfo di Policastro siamo sempre disponibili. Io ho preso tanti cani dai canili. Ho preso cani dal canile di Cosenza, ho preso dei cani dal canile di Carlettini. Adesso ne dovrebbe arrivare un altro cane, di un altro canile, perché molte volte quando sono piccoli sono vittime anche degli altri cani perché c'è il sovraffollamento. Quindi diventano un numero e talvolta rimangono lì per tutta la vita. Quindi noi quello che vogliamo è che loro, anche il cane meno fortunato, che non ha la possibilità di essere adottato, possa avere nel nostro rifugio, nella nostra oasi, il villaggio dei senza tetto, gli amici di Ciccio, che è il cane mio che mi ha curato da un percorso di depressione totale, e gli diamo tetto, gli diamo asilo, gli diamo educazione, cure veterinarie, perché hanno bisogno di tutto questo. Cesare Cariello, socio dell'Associazione Leida del Golfo di Policastro, con te parliamo della pensione che l'associazione vuole organizzare qui nel Golfo di Policastro per i turisti che portano con sé il proprio amico a quattro zampe. Sì, diciamo, non possono tenere nelle strutture in cui vanno a villeggiare, quindi noi ospiteremo i cani di questi villeggianti che vogliono, diciamo, essere ospiti del nostro territorio. Quindi c'è un'assistenza anche a livello educativo. Beh, un progetto quindi importante, ampio, e immagino che ci voglia del tempo per portarlo poi a termine. Ma lo avete avviato intanto? Diciamo che se tutto va bene, per il mese di giugno dovrebbe essere già pronto la struttura per ospitare a pensione i cani che verranno in questa zona. Inoltre, come altro progetto importante, si sta pensando a creare una piccola clinica per i nostri randaggi e non. Il nostro progetto è anche quello di poter ospitare dei cani nella quale hanno bisogno, dopo interventi veterinari, di dargli l'opportuna degenza. Tra l'altro io ho parlato anche con il dottore Di Noia di Polla, la quale mi spiegava anche la problematica che non stanno neanche attualmente per mancanza di farmaci, non hanno neanche il servizio di sterilizzazione dei cani. Quindi ospitare anche dei veterinari nella quale non hanno una struttura per poter anche fare questi piccoli interventi, come sono gli interventi di sterilizzazione o di castrazione, che sono importanti sui cani del territorio, perché solo in questa maniera uno dei pilastri più importanti per combattere il randagismo è la sterilizzazione e la microcippatura. Soltanto in questa maniera noi siamo sicuri che non esisterà più il randagismo. Quindi vogliamo creare la zona del recovery room, nella quale sarebbe il pre-ricovero, nella quale l'animaletto naturalmente si vede la struttura adatta il giorno prima per vedere se è idoneo all'intervento chirurgico, la sala chirurgica per poter effettuare l'intervento e poi successivamente la degenza in maniera naturalmente sterile e non immetterle sul territorio così subito dopo la degenza. Poi successivamente i cani della nostra zona sono sottoposti molte volte a incidenti, a traumi. Attualmente mi hanno aiutato tanto anche i veterinari dell'ASL venendo a donarmi delle microcippature, donandomi anche, e qua cito il dottore nelle vaccinazioni, qua cito il dottore Cammarano, Francesco Cammarano, che è venuto qua a vedere i miei cani come stavano, il dottore Calicchio,
il dottore Giuseppe Torre, con il loro sorriso e dandomi la forza per andare avanti, mi stanno sostenendo in questa lotta quotidiana, perché è una lotta quotidiana. Adesso abbiamo ospite un cane che è stato operato dalla dottoressa Giusi Ferrara, una pastorina maremmana, che è stata vittima di un prolasso vaginale grandissimo, in seguito che le hanno tolto dei cuccioli. Questa cagnolina è stata abbandonata con le tettine ancora piene di latte lungo la strada, togliendole i cuccioli. L'ha operata e abbiamo ospitato questa cagnolina nel nostro rifugio. Quindi già comunque, anche senza avere la struttura completa, stiamo facendo del tutto per poter ospitare anche nel nostro piccolo anche queste situazioni. Siamo con Roberto Cavallo, assistente dell'onorevole Michela Brambilla, che è collegato con noi telefonicamente, perché sappiamo che l'onorevole è presidente della Leida, quindi qui nel Golfo di Policastro c'è questa giornata, una passeggiata a sei zampe, una bella iniziativa in un territorio immerso nel verde oggi. Sì, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla è la fondatrice e la presidente della Leida A, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, di cui Anna è validissima presidente di sezione della sezione del Golfo di Policastro. Noi siamo molto contenti che Anna abbia organizzato questa manifestazione che mi sembra stia riuscendo molto bene, e che oltre ad aiutare gli animali non umani potrà servire anche a fare conoscere ancora di più la nostra associazione sul territorio. Infatti la dottoressa Enza Crispino qui ha anche un rifugio, come lei ben sa, un rifugio in cui dà riparo e una nuova vita a tanti trovatelli, un'attività importante per un territorio comunque vasto in cui il randagismo purtroppo esiste. Guardi, sì, tra l'altro io la chiamo Anna, ma lei la chiama Enza, ma stiamo parlando ovviamente della stessa persona, della dottoressa Crispino appunto. La Leida del Golfo di Policastro, diretta dalla dottoressa Crispino, è una delle sezioni in assoluto come dire, più valide della nostra associazione, perché dà riparo, cibo, aiuto a decine e decine di animali non umani, soprattutto cani, ed è anche una sezione di riferimento per le altre sezioni del sud che spesso utilizzano appunto la sezione del Golfo di Policastro di Sapri come hub per appoggiare dei cani che abbiamo problemi a tenere in stallo altrove, e in modo che poi vengano adottati. Quindi il lavoro della sezione di Sapri è un lavoro assolutamente insostituibile per noi. Quindi adesso noi aspettiamo sia lei che l'onorevole Brambilla qui nel Golfo di Policastro per una giornata qui con noi, insomma. Guardi, prendo l'invito molto sul serio, nel senso che voi state in luoghi che sono assolutamente meravigliosi, quindi la gita sarà, insomma, anche una gita di piacere sicuramente, sia per me che per l'onorevole. Speriamo che iniziative come questa possano servire a sensibilizzare le persone sul fatto che gli animali non umani hanno diritti e soprattutto hanno il diritto alla dignità. Siamo con Maurizio D'Argento, educatore cinofilo per la Leida del Golfo di Policastro. Lo salutiamo con grande piacere. Maurizio, qual è la tua attività? Perché so che qui in questo rifugio nel Golfo di Policastro hai davvero tanti cani da addestrare, anche se la dottoressa Crispino dice da educare. La differenza fondamentale, ha ragione la dottoressa Crispino, fra educazione e addestramento è data dal fatto che chi educa insegna al cane a stare con le persone, a stare in famiglia, a uscire per la strada, a fare le passeggiate, a salire in macchina, a scendere dalla macchina, andare dal veterinario. La preparazione di un cane ad un'attività, per esempio si addestra un cane ad andare a caccia, si addestra un cane a fare la guardia,
si addestra un cane a fare la ricerca di sostanze stupefacenti. Sono due attività diverse che purtroppo molto spesso da parte delle persone vengono, come si può dire, confuse. Un educatore spesso, come nel mio caso per esempio, è anche un addestratore, nel senso che in alcuni campi specifici noi siamo in grado, abbiamo conseguito dei titoli per poter anche addestrare. Per esempio, io sono un appassionato di attività di ricerca e quindi con i miei cani svolgo forme di addestramento nella ricerca di persone scomparse o di sostanze. Bene, quindi una bella attività anche importante, come ci raccontavi, mentre qui nel centro, nel rifugio del Golfo di Policastro, fai più che altro attività di educazione. Educazione, cerchiamo di soprattutto abituare i cagnolini ad avere delle relazioni con le persone, a stare al guinzaglio, a muoversi. Avete visto, probabilmente lì ci sono delle attrezzature esposte, alcune di queste sono fondamentali per aiutare i cani nel controllo motorio, nel superamento delle paure, per esempio il tunnel, queste cose qua. Servono proprio nell'abituare il cane a vivere il contesto, diciamo, sociale, perché poi questo è il problema è far vivere il cane in famiglia e le famiglie col cane, che non è certo semplice. Tra l'altro queste attività diventano necessarie quando ad esempio magari un cagnolino ha subito dei maltrattamenti o è comunque un trovatello, quindi come dicevi non è abituato a stare in non una è famiglia. Abituato, brava, infatti approfitto per dare un suggerimento a tutti i volontari del mondo: quando trovate un cucciolo o una cucciola, meglio quando trovate una cucciolata, non separatela subito, perché la cosa migliore è far crescere i cuccioli insieme. La seconda cosa è: se trovate una cucciolata, non dategli latte vaccino, perché i cuccioli non hanno la capacità digestiva del latte vaccino. Andate a comprare del latte apposito per cani. Punto. Quindi così approfitto per questo appello. La cosa fondamentale sì è proprio questa, che però che i cani chiaramente trovatelli possono aver avuto delle problematiche, dei traumi infantili. La mia raccomandazione di farli crescere insieme è dovuta proprio al fatto che se manca per esempio quella che noi chiamiamo la socializzazione primaria, cioè la socializzazione fra cani, potremmo avere dei cani che hanno paura degli altri cani o che mostrano forme di intolleranza nell'avvicinamento con altri cani. Un'altra questione abbastanza importante è quella, per esempio, di capire che cosa fa paura a un cagnolino. Perché ci sono cani che possono aver paura di un rumore, ci sono cani che possono aver paura della gente, ci sono cani che possono aver paura, che ne so, del traffico, per esempio. Una cosa abbastanza consueta sono per esempio dei cani che si lanciano contro una bicicletta, una motocicletta. Sì. Non è aggressività, è una forma di difesa della propria integrità. Quindi io mi difendo cercando di attaccare quello che ritengo essere un pericolo per me, perché non ho mai visto una bicicletta, per esempio, una carrozzina con un bambino sopra, per esempio. Ecco, sono tutte queste cose che noi cerchiamo in qualche modo ovviamente di creare attraverso delle simulazioni, delle abitudini nei nostri cagnolini. Ma poi c'è un altro aspetto, se posso. Sì, ed è quello, certo, che noi cerchiamo per quanto possibile, anche se a distanza non è mai professionalmente corretto farlo, di suggerire delle soluzioni possibili quando qualcuno dei nostri cagnolini adottati presenta in famiglia qualche piccola problematica. In genere non abbiamo mai avuto problematiche, anzi noi non abbiamo mai avuto problematiche grosse. Però ci può essere qualche caso di cane che magari abbaia un po' troppo, sì, o qualche caso di cane che per esempio di fronte a un ospite
si va a rintanare o cose del genere, allora in questi casi diamo dei consigli. Ripeto, il consiglio a distanza non è mai professionalmente corretto perché la valutazione va fatta di viso. Tuttavia, conoscendo un attimo i nostri soggetti e conoscendo la situazione, cerchiamo di dare qualche orientamento. Certo. Questo è un po' il nostro lavoro. Che può essere sempre molto utile. È vero? La sua mammina è andata in Francia. Lui è Pluto, il cane che viene dal canile di Cosenza. E lei è una cagnolina abbandonata. Allora, Joker, diciamo che è un nostro fiorello occhiello. L'abbiamo dovuto prendere in una maniera non del tutto gradevole, addormentandolo perché era morto praticamente. Non aveva neanche pelo. Aveva paura di tutto, aveva due zampe la quale non poteva alzarsi. Questa è la cagnolina che è una rinuncia di proprietà, e lei è stata trovata sulla montagna, me l'ha portato un assessore briciola. Lei era stata abbandonata in montagna. Dharma che arriva da Villa d'Agri. E Magnolia, la sua fidanzata. Magnolia è arrivata in condizioni disperate, sì, perché anche lei era stata abbandonata dalla Torre Normanna. E mangiava pietre, quindi sono state trovate le pietre non solo nello stomaco ma anche nella vescica. Quindi veramente male. Lui è una rinuncia di proprietà, quindi in adozione anche lui. Questo è Spillo, un bel cane da caccia. Ok, Spillo. Ciao. Questo è Freddy, praticamente un cane che era quasi morto, mangiato dalle mosche, abbandonato davanti al rifugio. Neve, che la teniamo da piccolina. Ultima con l'asso vaginale. Questi sono i due cuccioli che sono arrivati piccolissimi dal canile di Carlettini. Lei è una cucciola abbandonata. La sorella è stata adottata dal marito, l'educatore cinofilo Umberto. Questi sono i cani di Padula. Allora, questi sono le due mamme che erano state abbandonate in mezzo alla strada con i loro cuccioli. Lei con 8 cuccioli. Giorgia, con chi sei venuta oggi a fare questa passeggiata? Con i nonni. Con i nonni e poi chi c'è più con te? E le mie vicine. E poi? E poi? Rosy. Rosy, e chi è Rosy? Il mio cane. Quanti anni ha questa 7 mesi. È piccolina quindi? Sì. Ma dove l'hai presa Rosy? Al canile di Babbo Natale. Davvero? Quindi ce l'hai da Natale? No, da Capodanno. Da Capodanno. E perché? Ed è un cagnolino che viene da questo rifugio. Quindi oggi lo hai riportato un po' alla sua vecchia casa. Va, sì. Domandale chi ce l'ha dato questo cagnolino. Chi te l'ha dato questo cagnolino? La dottoressa di Babbo Natale. Oh, che carina. E chi è questa dottoressa? Lei. Lei. Immagino che tu, quando hai visto Rosy, ti sei riempita di gioia. Sì. Da quanto tempo volevi un cagnolino? Da tantissimo tempo. E quindi ogni volta lo chiedevi a mamma e papà? Sì. E loro cosa ti dicevano? No. E perché no? Perché mio papà è allergico. Oh, e adesso come fai con Rosy in casa? Non ce l'ho proprio giù, ce l'ho sopra. Visto che mio papà va sempre a lavorare, io torno da scuola e mangio, però prima di mangiare ci deve essere lei che mi deve vedere.
ti deve vedere. Quindi tu tutti i giorni trascorri diverso tempo con sì. Rosy e vi divertite insieme, giocate, sì. Cosa fate? E all'inizio che così spaventava, poi Rosy ci saltava sopra. Quando mio fratello viene dall'asilo, che sta tutto il giorno, il pomeriggio viene, Rosy tanto contenta che lo fa cadere dietro. È perché è piccolino ancora, sì, e i cagnolini tendono a manifestare la gioia saltando sì. E giocando con le persone che incontrano. Quanto felice ti fa Rosy? Tantissimo. Vero? Sì. Vuoi stare con lei per sempre, sempre? Sì. Bene, noi te lo auguriamo. Allora, dille comunque la storia di Rosy. Prima di arrivare Rosy era arrivata chi? Blanca. E raccontali che è successo. Allora... io ero a scuola e ero tornata e nonna mi ha detto che vicino all'albero io l'altra sera, la sera prima, tante sere fa, avevo messo una lettera dove avevo scritto: caro Babbo Natale, voglio un cane. Il giorno dopo non c'era, ho aspettato altro giorno e c'era questa lettera. L'ho letta e nonna mi ha fatto vedere un cucciolino che era Blanca ed era un volpino. Poi è passato un po' di tempo e Blanca non sta più bene. Allora, la Madonnina, che ti ha detto Babbo Natale nella lettera? Che la Madonnina l'ha venuta a prendere. Però poi che ha fatto la Madonnina? Ha detto che quella era la stella più bella. Sì. La stella più bella, e quindi l'ha voluta accanto al suo bambino Gesù. Sì. E però poi al posto di Blanca cosa ti ha dato? Sta peste. Questo si è avverato. Oh, che carino. Troppo bella, troppo. Belle, sì. Dilli che Rosy chiude anche le galline a casa. Sì. Fa tutto. Rosy, questo chiude un giorno io non ero. E mio fratello era rimasto a casa, aveva portato le galline sopra e intorno al tavolo c'erano le galline, Rosy, mio fratello e nonno che facevano il giro tondo. Wow! Quindi vi fa pure divertire, sì, Rosy. Tanto. E poi con questo cucciolone va pure a bici, Rosy, quindi sì. È una sportiva, Rosy. Sì. Carmela, Amato, oggi sei qui per partecipare a questa passeggiata a sei zampe? Sì. Sì, io in questo rifugio pochi mesi fa ho adottato un cagnolino, Enomao, che adesso ha quasi un anno, tra pochi giorni fa un anno, e non stava proprio qui ma nell'altra struttura, cucciolo. Appena l'ho visto, volevo un cagnolino da un po' e me ne sono innamorata e subito ho deciso di prenderlo. Le condizioni, la dottoressa mi dice, quando è arrivato erano bruttissime, poi io l'ho preso veramente in ottime condizioni, adesso sta a casa con un altro cucciolo che già avevo e stanno benissimo, hanno fatto subito amicizia, tranquillamente, senza nessun problema. Quindi sei felice di aver trovato questa struttura che accoglie e accudisce i cani randagi, sì, sì, dà una mano non solo appunto ai cagnolini ma anche a chi come te cerca magari un amico. Sì, sì, assolutamente. Infatti ho consigliato a tante mie amiche che volevano un cagnolino di venire qui e dare un'occhiata, perché non è solo uno, ce ne sono davvero tantissimi, quindi si può anche scegliere quello che ti colpisce di più sicuramente. Infatti altre mie amiche che avevano dei cani, poi purtroppo adesso non ci sono più, hanno deciso di venire qui per valutare di prendere un cagnolino proprio in questa struttura. Sì. È una bella responsabilità, sì. È una gioia sicuramente, sì, accudire, sì, un, sì, cane, avere con sé un amico a quattro è zampe, vero. Però è anche una responsabilità, questo lo dobbiamo, sì, ricordare magari anche a volte, no, ai bambini, sì, che chiedono sempre. Cioè, alla fine è vero, è bello avere un cane, una compagnia, però ci sono tante responsabilità che comunque non bisogna trascurare, bisogna portarlo sempre fuori, dargli da mangiare più volte al giorno, anche l'acqua deve essere sempre cambiata, il bagnetto, poi bisogna stare attenti perché il cane in casa comunque sporca.
secca, quindi bisogna fare più attenzione ai peli, alle zampate magari o cose del genere, anche il non far ritoccare cibo che magari per loro può essere nocivo, il dolce, il cioccolato e cose del genere. E in più il cane comunque, anche se il nostro segno d'affetto, l'abbraccio eccetera, per lui magari può essere troppo. E i bambini probabilmente non se ne accorgono perché naturalmente danno molto molto affetto. Però bisogna stare molto attenti, sì, è vera questa cosa, senza dubbio. Però il sentimento, l'emozione e la gioia che danno sì, è grande. Sì, sì, è vero, questa cosa ripaga essenzialmente tutte le nostre attenzioni in più che diamo, anche le nostre parti della giornata sono più piene, abbiamo qualcuno sempre vicino, che quando si dice che comunque è come un amico, è vero. È assolutamente vera questa cosa, sta sempre lì e non ti abbandona, è vero. Bueno, yo vengo para acá porque a mí me encantan mis animales, los trato con cariño y ellos ya me conocen todos allora, los días. Allora lei viene tutti i giorni qua, innanzitutto ha scelto questo tipo di lavoro perché lei ama ed è affettuosa in una maniera ottimale agli animali, soprattutto li lega un amore immenso perché entrambi ogni giorno si cercano e questi animaletti ogni mattina che lei arriva la cercano da morire e li fanno tante coccole. Dillo che tu hai. Io vengo tutti i giorni, le hago su aseo, le pongo su comida, uso agüita e sto pendiente di qualche eventualità, se lo informo alla dottora. Allora, diceva che lei viene tutti i giorni e non solo, per lei è importante dargli cibo, acqua e tutta la loro assistenza, ma soprattutto vedere se a ognuno di loro succede qualcosa, se ognuno di loro sta bene. Molti cani in questo rifugio sono stati salvati dalla parvovirus perché lei ha notato, soprattutto nei cuccioli, tutti adottati, come vedete non c'è neanche un cucciolo, perché lei mi inviava il messaggio: non lo vedo vispo come prima, quindi si potrebbe fare qualcosa? E lo portiamo dal veterinario, quindi salvato, oggi felicemente adottati. Me gustaría que hicieran campaña, una gran campaña de esterilización para que no haya tanto animal abandonado y maltrato animal. Tienen que hacer campaña para las personas que tratan mal a los animales. Allora gli piacerebbe tanto che adesso attraverso diciamo queste iniziative si faccia soprattutto un'informazione perché non abbandonino tanto gli animali, di sterilizzazione degli animali e soprattutto una campagna di non maltrattamento animale.